Buongiorno a tutti, sono Giada di TaskWithSkills e oggi con noi abbiamo Ian Antorini che è giardiniere AFC. Salve. Ciao Ian. Ciao. Allora, prima di tutto voglio ricordarvi che potete porci le domande, ma a cui risponderemo adesso in diretta online, quindi fatecele, scriveteci che rispondiamo subito. Ian, introduciti, dici chi sei, quali sono i tuoi hobby, cosa fai nel tempo libero? Allora, sono Ian Antorini, vivo a Lugano. E sto frequentando il terzo e ultimo anno come giardiniere paesaggista FC e mi piace molto stare a contatto con la natura, ovviamente. I miei hobby sono le moto e quasi tutti gli sport. Mi piace fare sport. Quindi sei uno sportivo e un amante della natura. Sì. Secondo te queste due cose si completano per il tuo lavoro? Direi proprio di sì. Sì, proprio questo. Ok, dai, allora partiamo in quarta. Spiegaci che cosa è il lavoro di un giardiniere, che cosa fa? Allora, il giardiniere diciamo che molte volte è generalizzato quello che fa. Tante persone pensano, taglia l'erba, sì, sistema le piante, ma invece è un lavoro molto specifico e molto variato, a parer mio. Puoi fare tante cose, a partire, sì, dalla manutenzione dei giardini, alla cura del verde, ma anche alla costruzione di nuovi giardini, quindi scale, muri. E poi sì, piantare fare nuove piantagioni, cioè come lavoro è molto, molto diverso ed è anche questo che mi ha spinto a scegliere il giardiniere. Esatto, quindi appunto sfatiamo un attimo il mito del giardiniere tuttofare perché adesso vediamo che invece ci sono degli indirizzi proprio da seguire. Per esempio, sai dirci quali sono? Allora, ci sono quattro indirizzi, se non sbaglio. Il paesaggista, che è quello che sto facendo io. Poi c'è il vivaismo, il settore del vivaismo, dove sono persone che si occupano più della creazione di nuove piante e la coltivazione di esse. C'è i fioristi, o fioriste, quindi che si occupano, devi studiare molte più piante in questo caso e ti occupi molto di più anche della vendita e della creazione e combinazione di fiori e poi l'orticoltore, quindi si occupa di coltivazione di piante da orto e si basa anche molto su la composizione del terreno e altri fattori. Ok, allora abbiamo detto che appunto tu sei specializzato in paesaggismo, magari ci spieghi un po' più nel dettaglio che cosa fai. Ma paesaggismo, come ho detto prima, si occupa certamente delle piante, ma poi è anche è anche pratica nel senso di costruzione, quindi ti occupi di costruzione di scale, muri, come ho detto prima, e invece negli altri settori no, è più incentrato sulle piante e basta. Invece il giardiniere paesaggista è un po' tuttofare, ma nel senso professionale. Allora, iniziamo con una domanda di uno spettatore. Quando un cliente ti chiede di organizzare il loro giardino, hai la possibilità di essere creativo e magari consigliare loro delle piante indigene piuttosto che piante invasive? Certo, allora le piante partendo dalle piante invasive c'è una legge che ti impone di non poter piantare certi tipi di piante perché appunto possono danneggiare l'ecosistema. E sì, e poi per le piante indigene si deve cercare, secondo me, sempre di utilizzare piante indigene per evitare malattie e di utilizzare poi trattamenti chimici. E poi dipende anche molto dalle richieste del cliente. Come bisogna approcciarsi quindi con un cliente? Ma bisogna essere prima di tutto professionali, ma anche molto aperti, quindi è importante avere una buona conoscenza generale sulle piante e sul paesaggio. Mi stanno chiedendo se ci si abitua a stare al freddo o al troppo caldo. Al caldo
ci si abitua al freddo, è tosta il freddo. Bisogna farlo. Bisogna stare fuori, ma però se sei, come si dice, appassionato, dopo un po' il freddo non lo senti più. Ovvio, certo. Allora, passiamo un po' al lato stage. Sì. Io Tu dove lavori adesso? lavoro presso il Fornifabio SAGL, Villa Luganese. E invece che scuola frequenti? Il Centro Professionale Verde a Mezzana. Ok, dopo il conseguimento della maturità professionale, quali sono le scuole e i percorsi intraprendibili? Allora, partendo dopo l'apprendistato si può fare, come detto, un anno di maturità per poi avere in mano appunto la maturità per poi continuare gli studi, per fare università e per fare nuove esperienze, diciamo, andare anche all'estero a studiare, quello che mi piacerebbe fare anche a me. Però prima bisogna fare dei corsi di recupero per raggiungere un certo tipo di livello in inglese, matematica e tedesco. Ok, invece per il posto di lavoro Sì. c'è una selezione o si fa un colloquio classico? Allora, prima allora, parlo del mio percorso. Alle scuole medie hai la possibilità di incontrarti con, come si chiamano, le persone. Quelle che ci sono alle scuole, come diceva, Orientatori? è orientatore, esatto. E io ho chiesto a lui, in questo caso lui, di darmi una scheda di tutte le aziende formatrici del Canton Ticino. Poi mi sono messo al tavolo e ho sottolineato tutte le aziende della mia zona. E poi ho cominciato a mandare mail con richieste di stage, facendo ovviamente un curriculum. E dopo, in base alle risposte, ho scelto dove andare a fare stage. E in questo caso, no, fatto dopo 3 stage, ho scelto di andare a Villa Luganese, che era anche vicino a casa, quindi comodo, e perché mi trovavo bene. Quindi a questo punto, per le persone che ci stanno seguendo, gli hanno risposto alla domanda che sì, è possibile fare più di una giornata di stage perché lui ne ha fatti tre, appunto, e consigli quindi anche di fare uno stage. Certo, io ho fatto 3 stage per capire bene appunto come si orientava la professione cioè, più che altro a scuola, alle medie è un po' complicato perché ho dovuto fare, se non sbaglio, 5 giorni di stage in tutto e quindi è un po' uno svantaggio e quindi devi fare durante le vacanze per forza i tuoi stage. Però se comunque stai parlando del tuo futuro e fai questo sacrificio, secondo me. Come apprendista si può fare, nel senso, si possono fare anche cose manuali o bisogna solo guardare all'inizio? Allo stage dipende come che persona sei. Se sei una persona abbastanza curiosa e intraprendente, ti lasciano qualche libertà, però comunque non possono neanche farti fare cose abbastanza importanti perché comunque sei da una persona privata, sei in un giardino, stai offrendo un servizio e non possono neanche rischiare, che è brutto da dire, ma fare danni, ecco. Certo, giustamente. Quindi è una libertà che ti viene data col passare del tempo, col passare anche Esatto. degli anni di scuola e di lavoro. Sì. D'accordo. Secondo te c'è richiesta di lavoro come giardiniere? Ma sto vedendo adesso alla mia scuola i nuovi ragazzi che arrivano e devo dire che sono sempre, non sempre, non è che aumentano tanto, però c'è un piccolo aumento, sono quelle 4 classi il primo anno e poi però si vede che subito al secondo anno si dimezzano le classi purtroppo, però Ci sono sì, anche c'è ragazze? richiesta. Ragazze, io ho una compagna di classe e poi ce n'è un'altra al terzo anno e basta, se non sbaglio. Però è un lavoro che tu consigli anche alle ragazze, no? Certo, se piace stare a contatto con la natura e prendersene cura, perché Non è un lavoro pesante. sì, è un lavoro pesante, però credo che comunque i tuoi colleghi
capirebbero la situazione se vedi che proprio se hai lavorato tanto, sei stanco e non riesci a rendere come prima, lo capisco. Non è che sono così severi. Secondo te, quali sono le qualità più ricercate in un apprendista giardiniere? Ma sicuramente voglia io almeno nel mio caso continuare a chiedere, interessarsi al lavoro e come si dice, rubare il lavoro. E poi, secondo me, la base è tenere sempre il rispetto per le persone, e mai, come si dice, sorpassare la linea, tenere sempre un profilo abbastanza basso. Domanda molto interessante. Usate tanti mezzi? Ci sono delle patenti di quei mezzi o si impara ad usarli e basta? Allora, la nostra scuola da quest'anno offre una patente per i mezzi da cantiere, che l'anno scorso ho già fatto, fai anche l'esame e poi ti viene rilasciato il patentino alla fine del terzo anno, c'è la patente ufficiale, e poi puoi fare te da privato la patente agricola. Ok, allora parliamo un attimo del rapporto che si ha magari con un formatore. Sì. Come un formatore segue, un apprendista durante questi anni? Allora, io non ho, almeno nella mia azienda, non ho un formatore preciso. Ci sono, cioè, dovrebbe, in teoria ufficialmente è il mio capo, però ci sono vari dipendenti diplomatici che mi seguono loro. E cioè, fanno piccoli test durante il lavoro, chiedono che pianta è, che cosa faresti qua, e in questo modo mi formano bene. Quindi ti interfacci principalmente con i tuoi colleghi anziché il Esatto, capo. sì, perché poi il capo è molto preso e non, almeno nel mio caso non lavora, è molto in ufficio e quindi si affida ai dipendenti. Ok, mentre il tuo lavoro è sempre all'aperto. Cioè, sì, poche volte ci ritroviamo a lavorare all'interno, alcune volte facciamo anche terrazzi e appartamenti, ma raramente, abbiamo due o tre. In che senso terrazzi? E ci sono persone che hanno terrazzi veramente importanti con tutte le piante, vasche, vasi, e noi ce ne prendiamo cura. Ok, allora, siccome stiamo per terminare il tempo, magari prima di chiudere puoi dare un consiglio a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, ma anche magari ai genitori con i figli che vogliono intraprendere lo stesso mestiere. Ma un consiglio che posso dare è se vi piace stare a contatto con la natura, se vi piace prendervi cura di qualcosa di importante come la natura e cercare di portare qualcosa di nuovo, sicuramente è la professione che fa per voi. Grazie mille, Jans, è stato gentilissimo. Spero Grazie che a voi. tutte le persone da casa sono state un po' più in chiaro adesso sulla tua professione. E ti faccio tanti auguri per il tuo futuro, quindi. Grazie mille, speriamo bene. Ma sì, hai voglia, dai. Sei all'ultimo anno? Eh sì, ci sono tanti esami da fare. Ma sì, dai, riuscirai, riuscirai. Dai, sì. In bocca al Grazie. lupo. Grazie. Buona Buona giornata a giornata. tutti.